longeva al mondo con ben 108 edizioni. E allora noi iniziamo con la procedura di premiazione. Li accogliamo con un grande, grandissimo applauso. Sono Simone Compadelli e Tania Canton su Skoda Fabia RS, loro sono terzi classificati, cercheremo di fare un podio così ideale proprio qui su questa pedana. Vado a raccogliere le sensazioni per l'appunto degli equipaggi, accogliamoli con un grande applauso, così come il pubblico siciliano è avvezzo a fare. Simone Campanelli e Tania Canton, terzi classificati, rally su Skoda Fabia RS, rally assolutamente impegnativo. Vi chiedo due battute al volo qui su, poi ci piacerebbe avere il piacere di fare un'altra chiacchierata con voi sul podio, direttamente poi per la cerimonia di premiazione a mo' di conferenza stampa. Ancora un cordiale benvenuto, avete portato a termine un rally parecchio impegnativo. Sì, è bellissimo, siamo tornati qua dopo 5 anni, l'ultima volta avevamo vinto e ci abbiamo provato in tutti i modi, però i nostri avversari Andrea e Gian Domenico sono stati molto forti e quindi è comunque un bel podio, bello tornare in Sicilia, la Targa Florio ha una grande storia e torneremo per riprovarci a vincere. Cosa vi è piaciuto? Ma tutto, l'ambiente, ma soprattutto fuori sulle strade della tradizione. Questo percorso così scivoloso, così come veloce, e poi niente, ogni paese che vai c'è tanta ospitalità, torniamo a casa con qualche coppa in più, ma soprattutto anche qualche chilo in più per i dolci. Simone, Tania. Chissà perché l'applauso, quello sui dolci, è stato ancora maggiore. Foto ovviamente a Simone e Tania, faccio ben di fianco, come è ovvio che sia. Possiamo chiederti delle impressioni, come è stato navigare questo rally impegnativo anche di fianco, insomma, no? Il binomio pilota-navigatore è sempre, come dire, deve essere un legame assoluto. Sì, ormai io e Sim sono quasi 6 anni che corriamo insieme e dai, sì, è stata una gara un po' difficile, però dai, il terzo posto l'abbiamo portato a casa. Grande, ancora un grande applauso per i terzi classificati della campagna di Italia Canton. Skoda Fabia RS, e intanto avete sentito il rombo della Toyota GR Yaris di Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai, loro sono secondi classificati alla 108esima edizione di Targa Florio, hanno venduto assolutamente cara la pelle. Ascoltiamo il rombo, eccovi l'applauso del pubblico siciliano per Gian Domenico. Qui, portatevi qui. Buon pomeriggio ancora, l'applauso insomma ve l'hanno già fatto. Insomma, gara parecchio complicata, avete dato il tutto e per tutto? Ma sì, il ritmo è stato alto fin dai primi metri, diciamo. Parlavo prima con Andrea Cugnola che ha detto che se dobbiamo fare tutto il campionato così sarà dura. Eh sì, perché insomma adesso cercheremo di raccontare insomma cosa è successo lo scorso appuntamento in Piemonte, però insomma siete assolutamente in pista, il campionato sarà durissimo. Sì, abbiamo tenuto un ritmo molto elevato io ed Andrea, gli altri faticavano un po' di più all'inizio. Poi si sono ricuciti, però dai, siamo soddisfatti, punti importanti, abbiamo provato ad attaccare e poi alla fine ci siamo difesi perché non potevamo più prendere Andrea e quindi alla PS Targa, la terz'ultima, abbiamo cercato di non rischiare, di non prenderci nemmeno rischi importanti nelle prove successive, quindi un ottimo risultato per quanto riguarda il campionato, punti coefficiente 1,5. Ottimo lavoro di Racing, di Toyota, che sta continuando a lavorare, quindi cercheremo di stare sul pezzo e di migliorarci. Grande, sicuramente, stagione lunga, stagione
ardua, importante per Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai. Grazie, potete rimontare in macchina perché adesso faremo un avvicendamento delle vetture al podio e chiameremo anche per l'appunto i vincitori. È così che avremo qui sulla pedana, nello splendido comune di Termini Imerese, siamo in piazza Duomo, il podio ufficiale dell'edizione numero 108 di Targa Florio. Ancora bentrovati a tutti quanti voi amici sportivi, siamo ospiti di Termini Imerese, vi dicevo cuore pulsante ormai di Targa Florio, che ospita non solo la cerimonia di premiazione che abbiamo fatto gli anni passati lì al Belvedere, ma che lo ospita anche nella fase di riordino del parco assistenza lì proprio sul mare, una cornice tra le più belle d'Italia, che è un motivo in più per godere e poter portare a casa un ricordo eccezionale di Targa Florio. Ultime raccomandazioni, signori, accogliamo con un grande applauso Andrea Cugliola e Pietro Lia Ometto, vincitori. Se non ricordo male, cioè vi piace veramente tanto. Peraltro con questa vittoria voi eguagliate le vittorie di Totoriolo, che è l'idolo siciliano, anche gli vincitori della Targa Florio moderna. Siete tornati a vincere, passato lo svarione piemontese, grande concentrazione, grande binomio equipaggio macchina. Raccontateci il vostro rally Targa Florio. No, siamo sicuramente super soddisfatti, è stata veramente una lotta incredibile con Gian Domenico e Lorenzo. Devo ringraziare in primis la squadra, perché sono già due weekend consecutivi che li faccio fare qualche straordinario in più, però qui siamo riusciti a ripagarli con un bel risultato, e poi tutte le persone che compongono il nostro pacchetto, quindi anche Sparco, Pirelli, Easy SRL e anche Luca Vicario, che magari non nomino sempre, però lui è sempre presente ed è parte di questo gruppo di persone che lavora tanto. E non per ultimo ovviamente Pietro, e dedico qui in particolare la vittoria a uno sponsor, Iseda, che è uno sponsor qui locale, quindi dai, insomma, molto molto bene, siamo contentissimi. Applauso agli sponsor, ovviamente, che meritano, che mi supportano, che mi sostengono. Pietro, mi sposto da questa parte. Insomma, quanto difficile è stare in macchina con lui, perché poi insomma ha messo il casco, va veramente forte. È facile quando siamo tutti e due che guardiamo verso lo stesso obiettivo. È una collaborazione che va avanti da anni, e c'è sempre da migliorare, lavoriamo sempre su noi stessi, è uno che supporta l'altro. Quindi sappiamo cosa dobbiamo fare, a volte non ci parliamo nemmeno e ci capiamo. Fantastico, questa è la testimonianza di Pietro Cugnola, di Andrea Cugnola e Pietro Ometto, vincitore dell'edizione numero 108 di Targa Florio. Adesso, dove sono gli altri due equipaggi, avvicinatevi perché siamo quasi pronti a partire con la cerimonia del podio. Intanto io vedo il sindaco di Termini Imerese, l'avvocato Maria Terranova, che chiamerei qui sul palco doveroso, perché siamo ospiti, vi dicevo, di questo splendido comune che ogni anno mette a disposizione di Targa Florio, insomma, non solo tanta passione, ma anche ormai sono amici, insomma, perché comunque sono tre edizioni, quindi questo sindaco vi porta anche bene, sicché possiamo anche affermare questo. Signor sindaco, buon pomeriggio, siamo noi ospiti della vostra comunità. Ancora una volta ci avete ospitato con grande impegno, siete stati tutti praticamente operativi, mettendovi a disposizione dall'amministratore, consigliere, assessore, insomma anche le associazioni. Come dire, questa è l'accoglienza che merita Targa. Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti, innanzitutto complimenti, ci rivediamo dopo l'anno scorso. Siamo sempre onorati, i preparativi per Targa Florio iniziano sempre qualche mese prima, i cittadini non lo sanno, noi iniziamo a sentirci prima,
stabiliamo dove realizzare il Targa Florio Village, il parco assistenza che quest'anno è stato realizzato in un'altra area del nostro porto di Termini Imerese. Veramente incredibile il riordino, quindi il largo mercato ittico. Quest'anno la nostra città Termini Imerese è stata veramente davvero protagonista, ancora più degli altri anni forse della 108esima edizione della Targa Florio, e poi la premiazione in questa cornice di Piazza Duomo per la prima volta, che devo dire, non so se siete d'accordo, rende forse meglio rispetto agli altri anni in cui è stato organizzato nel nostro belvedere. Quindi cerchiamo di migliorarci sempre di più, Termini Imerese merita tutto questo e noi siamo al servizio della Targa Florio, perché la storia non può essere dimenticata. Il quartier generale era il grande hotel delle terme della Targa Florio, era quello lì, si attendevano i piloti vincitori, si scommetteva sui piloti vincitori. Noi adesso chiaramente cerchiamo di portare avanti la Targa, lo facciamo veramente al massimo delle nostre possibilità, quindi grazie a voi, grazie per aver creduto e per credere sempre in Termini Imerese. Noi veramente facciamo il possibile per accoglierti al meglio. Grazie al signor sindaco, avvocato Maria Terranova. Intanto prego gli equipaggi di accomodarsi per la cerimonia del podio. Ho consentito ai colleghi di AC Sport, che ricordiamo hanno, potete accomodarvi giù, facciamo la cerimonia del podio, che hanno, c'è anche l'assessore, sì, venga, anche perché adesso la faremo lavorare con le premiazioni, con la consegna delle coppe, quindi potete accomodarvi. Allora, signore e signori, terzi classificati del Rally Targa Florio edizione numero 108 sono Simone Cappedelli e Tania Canton su Skoda Fabia RS. Secondi classificati sono Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai. Vincono l'edizione numero 108 della Targa Florio Andrea Cugnola e Pietro Elia Ometto, Citroen C3. E allora coppe. Faccio un attimo, e allora intanto consegniamo chiaramente le coppe e anche ovviamente le Targa Florio, che le consegna l'amministrazione comunale di Termini Imerese, sindaco ed assessore. Dopo il conferimento delle coppe e della targa, ancora un applauso, e questo, signore e signori, è il podio dell'edizione numero 108 di Targa Florio. Chiamiamo anche il preparatore della FPF Sport di Andrea Cugnola e Pietro Ometto. Dove sta? È Luca Vicario che noi aspettiamo qui. E allora, Luca è arrivato? Perfetto! E allora io approfitto di questo momento perché la procedura adesso, prima dello spumante, dell'inno, insomma, tutto quello che è ovvio che si faccia, che è anche giusto, ancora un momento di intervista brevissimamente per i colleghi della stampa, qualcosa un po' di più tecnico, dagli assetti alle gomme, insomma, sopra abbiamo raccontato quello che è stato l'aspetto agonistico. Scelta di gomme, se non erro, siete tutti andati sulle medie. Sì, tutti sulle medie, abbiamo avuto questo consiglio da Pirelli che ha, direi, pagato, visto il risultato di tutti. Niente, è stata una bella sfida, come abbiamo detto prima. Andrea, gomme ma anche assetti per gli asfalti particolari, gli asfalti siciliani particolarmente scivolosi, qui ovviamente i siciliani sono avvezzi, però per il campionato italiano è un unicum. Sì, assolutamente, una gara unica nel suo genere, anche a livello di media oraria delle prove speciali. Come diceva Simone, le gomme hanno pagato, visto che il podio è tutto Pirelli. Il setup, bene o male, conosco molto bene la mia Citroen C3 Rally 2, quindi è rimasto abbastanza invariato rispetto a quello dello scorso anno. Gian Domenico, la Toyota continua comunque ad essere una vettura assolutamente competitiva ed performante, con un pacchetto molto interessante. Ah, sì, siamo partiti anche forse oltre le aspettative,
quindi adesso dobbiamo continuare a far bene, cercheremo di lavorare con la squadra. Per quanto riguarda le gomme, anche noi abbiamo usato delle gomme medie, le ha scelte Lorenzo, e sono per noi. Benissimo, signore e signori, il podio dell'edizione numero 108 della Targa Florio, adesso inno tricolore. Adesso insomma, mettetevi un po' in posizione di sicurezza perché potrebbe arrivarvi qualche goccia, dico, fa sempre piacere, però poi insomma è un po' appiccicoso. Festa, musica! Un altro scrigno importante che riguarda l'automobilismo mondiale, non solo, è legato a doppio filo con Targa Florio, che è un amico che è venuto a mancare, si chiama Lucio Salemi, curatore del museo di Targa Florio di Termini Imerese, un termitano che ha dato il cuore e l'anima per promuovere anche il mito Targa Florio in tutto il mondo, con tante tantissime persone che da tutto il mondo andavano a trovare Nuccio e questo museo che ha sede proprio a Termini Imerese. Quindi so che ci stai, spero, ascoltando, e ne sono certo, Nuccio, grazie, museo c'è, continua ad esserci, grazie a te e grazie all'affetto di Termini Imerese. E allora, signori, grazie ancora, era assolutamente dovuto, doveroso, che arriva dal cuore. Vi ricordo che se volete rivedere quelle che sono le fasi salienti di questa competizione, di questo intenso fine settimana siciliano, potete farlo attraverso i canali della Federazione ACI Sport su ACI Sport TV canale 228 di Sky. Quindi andate a cercarlo e andate a rivedere i momenti salienti, le interviste, le immagini, gli highlights, i servizi. Insomma, c'è davvero tanto, tanto materiale. Abbiamo portato a casa oltre 12 ore di dirette televisive.
coordinate dal direttore Luca Bartolini, in video Daniele De Bonis, Camilla Ronchi ed Enzo Cerrone. Ecco, il motivo per cui abbiamo iniziato parlando pian piano era perché i colleghi di Acisport stavano proprio effettuando l'intervista, sicché non era neanche come dire, carino poter entrare nei microfoni dei colleghi di Acisport. Allora, mi sa che voi avrete bisogno anche chiaramente delle station wagon poi per portare a casa, intanto la foto con Pietro Liometto con la targa Florio, approfittate pure del parco, non è un problema. Grazie, davvero complimenti, davvero in gamba, ottimo ritorno di forza. Io intanto sento delle altre vetture in arrivo, perché c'è da premiare i siciliani terribili. Allora sì, mandiamo via intanto i piloti e li possiamo congedare, così come le loro vetture. Dobbiamo ringraziare la direzione di gara, coordinati dal direttore Marco Cascino, e poi tutti gli ufficiali di gara, le donne e gli uomini di Automobile Club Palermo, sempre impeccabili e sempre a disposizione dello sport e non solo, perché ricordiamo dopo il Club Italia anche tanti servizi. Vi consiglio di andare per l'appunto sul sito Targa Florio o ACI Palermo, insomma lì vi si aprirà un mondo, così come quando vi consigliamo di andare sul sito www.acisport.it, lì troverete davvero tanta roba che riguarda ovviamente il mondo del motorsport e non solo. Allora mettiamo in moto le vetture, andiamo avanti con le premiazioni. Vai, gira, bene, posso fare. Anche in verticale una. Attento. Occhio che sei caduto. Vieni Pietro. Dai, Pietro, vieni, dai. Vai. Guarda qua. Vai. Guarda qua. Guarda lì. Scappate voi. Vai, guarda qua. Ah, ok. No, quello è per i belli che deve guidare, però di solo. Ricordiamo anche le dirette su Rai Sport, tutti documenti che potrete tranquillamente rivedere su Rai Play nei prossimi giorni. E poi, a proposito della copertura mediatica, servizi su Sky Sport e ancora su tutte le testate specializzate e non solo, quindi una grande copertura mediatica non solo per le gesta di questi protagonisti funambolici, utilizzando un linguaggio antico delle quattro ruote, ma anche e soprattutto di quella che è la passione, la tradizione, la specialità della Sicilia, declinata in un modo incredibile e da un punto di vista culturale, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dell'accoglienza che solo per l'appunto la terra di Sicilia riesce a regalare a chi arriva chiaramente 2-3 strette. Ancora concediamo Gian Domenico Basso, Lorenzo Granai, grandi protagonisti di questa edizione di Targa Florio, ma anche e soprattutto del campionato italiano assoluto Rally Sparco. E allora, siamo pronti? Sì, abbiamo 3 minuti, no? Ah, ok, possiamo chiamare i terzi classificati della Coppa Rally di zona. Io devo girare pagina. Allora, Coppa Rally di zona, un campionato che serve a mettere a confronto i giovani talenti del motorsport in tutta Italia. Sono tutta una serie di rally
che vanno per l'appunto, che si svolgono in tutta Italia, e anche ovviamente il rally Targa Flora, e poi si ritroveranno in autunno per una finale nazionale. Io ho il piacere di chiamare in pedana, anzi sono già arrivati i terzi classificati del CRZ della Coppa Rally di Zona. Loro sono Giuseppe Nicoletti e Claudio Palermo. Lo sono portacolori della scuderia Ro Racing Peugeot 208, vettura numero 41. Vengo subito a cercare Giuseppe Nicoletti con Claudio Palermo. Giuseppe Nicoletti da Caltanissetta insieme a Claudio, buon pomeriggio, ben trovati. Hai visto, ti dicevo in partenza, ci ritroviamo in premiazione, così è stato, e avete pure agguantato il podio. Gara molto impegnativa, perché comunque vi siete confrontati con dei mostri sacri. Sì, sì, onestamente è stata una gara molto combattuta, molto difficile, con avversari al di sopra delle mie aspettative. Devo fare i complimenti un po' a tutta l'organizzazione, a tutta la macchina della Targa Florio, al pubblico, che è stato veramente straordinario. Un grazie va al mio Naviga, a Claudio, che ha permesso che oggi questa bella giornata riuscisse al meglio. Fantastico, grazie mille, rimanete pure qui. Andiamo intanto a chiamare i secondi classificati. Io devo chiaramente combattere con mille pagine perché non ci hanno portato le classifiche, però insomma sappiamo bene com'è andata. Signori, secondi classificati sono gli idoli siciliani di Collesano, sono Pino Pig e Gianfranco Rappa su Skoda Fabia RS, applauditissimi per tutto questo weekend. Loro sono stra simpatici, soprattutto oltre che con un bel piede pesante. Buon pomeriggio caro, come stai? Tutto bene? Grande, davvero un grande piacere ritrovarvi qui in cerimonia di premiazione. L'idolo di Collesano e non solo, l'idolo delle Polizzi, l'idolo dei Polizzi e non solo, come insomma, grande festa, no? I due passaggi, so che c'è stata un'ovazione, ovviamente, no? Com'è andata? È andata bene, ci siamo divertiti tantissimo, poi con tutta questa gente che ci vivavano. Grazie a tutti. Ecco, gara anche fisica, gara da come dire, da alto sforzo fisico, no? Sì, sì, una gara tosta, bella veloce, molto scivolosa, però ci siamo divertiti. Benissimo, grande, davvero complimenti da Polizzi Generosa, che ricordiamo è uno degli altri comuni madoniti che compongono il corollario di quella che poi è una delle manifestazioni tra le più affascinanti del mondo. Ieri in pedana di partenza da Piazza del Parlamento, davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana, c'erano tanti turisti che erano chiaramente lì per caso, no? Insieme poi chiaramente alle centinaia di tifosi, e chiedevano, si informavano, volevano un po' capire come cosa stessero vedendo. Ed oggi ho rincontrato a Campo Felice di Roccella una coppia di tedeschi. Questi ieri li vedevo particolarmente interessati. Insomma, questi hanno una macchina incredibile, loro è una coppia di, per l'appunto, erano qui in vacanza in Sicilia e torneranno in ottobre da partecipanti per Targa Florio Classica, di cui io rinnovo l'appuntamento a metà ottobre. Targa Florio Classica è la declinazione, la rievocazione storica di Targa Florio, aperta poi alle vetture d'epoca, ed è anche Ferrari Tribute to Targa Florio, quindi vi consiglio di seguire le gesta di quest'altra manifestazione molto importante. Allora, voi arretrate, Pino Pic, Gianfranco Rappa, ancora complimenti per la vostra prestazione, per questo podio assolutamente meritato. Loro vanno indietro e fanno salire sul podio, vedo che nel frattempo ha terminato il giro di
interviste, hanno terminato il giro di interviste Marco Rumpola e Sergio Raccuia, vedete, e andiamo così, in questo modo, così come fatto per il campionato assoluto Rally Sparco, a ricreare quello che poi è il podio con le vetture, il podio che vedete giù. Oh, che bella, finalmente. No, vabbè, ma la sono inventata, però ce l'ho. No, no, poi me la passi, poi me la passi. Signore e signori, accogliamo con un applauso Marco Rumpola, Sergio Raccuia, Skoda Fabia, RS, musica. Con furore di assoluto diritto, grande, grande, grandissimi complimenti, vincitore del CRZ. Fatemi sentire, dai, 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 dai. E allora, Marco, io dico, te la faccio lì banale. Rally impegnativo, rally sudato, a chi dedichi questa vostra vittoria? Una domanda quasi scontata, la dedico prima di tutto a mia moglie e alla prossima arrivata Aria, che sarà nostra figlia che arriverà al mese di giugno. E qui l'applauso, e dai, tu. Grazie. Tornando al rally, che rally è stato? È stato un fine settimana molto impegnativo, a partire dalle condizioni meteo che sono state variabili fin dalla giornata di test. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare fin da subito il giusto setup, e da considerare comunque che il livello quest'anno è stato veramente altissimo, quindi onore agli avversari, il risultato non sarebbe cambiato più di tanto. E voglio fare i complimenti anche a Sergio, è stato veramente bravo e ci siamo trovati fin da subito benissimo. Certo, simbiosi perfetta. Non è facile sostituire Corinne, anche perché lei vorrebbe stare sempre in macchina, quindi capisci bene che mi sono trovato in una posizione un po' scomoda, però ci siamo divertiti, che è la cosa più importante, e anch'io dedico la vittoria a mia moglie, che è anche incinta, non lo sapevamo quando. E ringrazio Marco per questa opportunità, perché capisco che non era facile non conoscersi, cioè ci conoscevamo ma solo così amichevolmente, non abbiamo mai condiviso l'abitacolo, e farlo in tarpatorio non era affatto semplice. Marco, volevi questa vittoria? Sì, assolutamente, avevamo una dedica da fare tutte e due, quindi. Bene, benissimo, signori, i vincitori della 108ª edizione della Targa Florio CRZ, io mi sposto, voto ai vincitori. Chiamo anche gli altri due equipaggi, state insieme per una foto qui in totale sulla pedana. Chicche Gianfranco Rappa, e dove sono Palermo? Eccovi, foto in totale Nicoletti, foto in totale. Signore e signori, il podio della Coppa Rally di zona. Avete finito? Dai, andiamo a fare la cerimonia del podio, volete farlo, no? Però chiaramente, vai, andiamo, via. E allora, consegnano le coppe, ho visto anche l'assessore Pippo Preti, l'amministrazione comunale di Termini Imerese, sempre presente, così come vi dicevo, questo è il podio del campionato rally di zona. Tutti siciliani.
Allora, torno da voi per una brevissima intervista per l'appunto dal punto di vista tecnico, veloce giro tecnicamente, come vi siete preparati, come è andata la macchina? Tecnicamente ci siamo ben preparati, la macchina subito non abbiamo trovato il giusto setup, però grazie al lavoro della squadra siamo riusciti fortunatamente. Marco, Island Motorsport, il presidente Eros di prima, vi supporta sempre in tutto e per tutto, la macchina si è comportata bene, siete riusciti a trovare la quadra? Sì, come hai detto tu, volevo ringraziare la mia scuderia, tutti i miei sponsor che ci consentono ogni anno di goderci questi momenti e anche al team che, come l'anno scorso, sono stati sempre impeccabili. Eccoci, secondi classificati, allora insomma, da Caltanissetta con furore. No, loro le Caltanissetta, voi insomma da Polizzi generosa con furore, com'è andata tecnicamente? È andata bene, voglio ringraziare tutti i Milan perché sono stati fenomenali, è un po' più. Benissimo, adesso inno italiano e poi stappiamo lo spumante. So che siete impazienti di aprire lo spumante, fatelo pure, festa del podio, tutto siciliano per il campionato rally di zona. Cefalù, Polizzi Generosa e Caltanissetta, la Sicilia pienamente rappresentata con questo podio, complimenti. Thank you.